abbiamo con noi il premiato per la comunicazione multimediale 2023, il professor Giorgio Manzi. Professore, come fare a raccontare l'evoluzione umana e soprattutto i nostri progenitori ancora oggi, nell'anno 2000? Cosa hanno ancora da raccontarci? Ma dunque, come fare? Mille modi. Diciamo soprattutto che è importante raccontare l'evoluzione umana. Oggi abbiamo, per così dire, coronato il sogno di un personaggio a tutti noto, vissuto a metà dell'Ottocento, che a metà dell'Ottocento scrisse delle parole molto semplici. Luce si farà sull'origine dell'uomo e la sua storia. Questo signore si chiama Charles Darwin. Ed effettivamente 150 anni dopo e più possiamo dire che quel sogno, quell'auspicio, quella predizione si è pienamente avverata. Oggi ne sappiamo molto sulle nostre origini, sulla nostra storia, sulla nostra evoluzione, che ci dicono anche molto su chi siamo, no? Cioè capire il passato remoto della nostra specie significa anche comprendere meglio noi stessi, la nostra natura, il nostro posto nella natura. Dunque è molto importante che tutto ciò venga raccontato. Il racconto dell'evoluzione umana è un dovere di chi fa questo tipo di ricerca, perché conoscere il nostro passato e conoscere la nostra natura è qualcosa che è di beneficio per tutti. Forse proprio l'uomo di oggi, l'umanità di oggi, ha bisogno di maggiore consapevolezza di chi è per prendere in mano il proprio presente e il proprio futuro, perché abbiamo grandi sfide da affrontare, le stiamo già affrontando, ma è una rivoluzione che al di là della tecnologia, della scienza, è una rivoluzione culturale che deve essere messa in atto per affrontare veramente le grandi sfide che abbiamo di fronte. Ha anticipato involontariamente una delle domande. Appunto, gli uomini primitivi come possono aiutare a viverci il presente e a vivere anche il futuro? Ma gli uomini della preistoria siamo noi stessi. Diciamo, dentro di noi c'è l'uomo della preistoria. L'importante è riconoscere da dove vengono alcune caratteristiche che noi oggi abbiamo ereditato da quegli uomini. E direi anche non solo uomini, perché la storia dell'evoluzione umana è una storia molto lunga, che va indietro nel tempo e attraversa un mare profondissimo, quel mare, quell'oceano che chiamiamo comunemente preistoria, e laddove capiamo meglio che la storia, quella che impariamo sui libri di scuola, è soltanto la schiuma del mare e che c'è sotto un oceano profondo che è fatto di uomini e donne della preistoria, ma anche di scimmie antropomorfe, di creature bipedi, ma anche di creature ancora più arcaiche, insomma, no? Come diceva Lucio Dalla, i pesci dai quali discendiamo tutti. Insomma, è una citazione non particolarmente elevata apparentemente, ma in realtà è proprio così, insomma, abbiamo una natura in comune con tutti gli esseri viventi. Le nuove tecnologie, come ad esempio il digitale oppure le stesse TAC, come hanno rivoluzionato il lavoro dei paleontologi e quale informazioni in più riusciamo a ricavare dai resti grazie a queste nuove tecnologie? Sì, come si dice in questi casi, grazie per la domanda. Effettivamente è un tema molto interessante. Questo negli ultimi 20 anni, 30 anni al massimo, le nostre capacità di indagare la preistoria, gli uomini e le donne del Paleolitico, sono enormemente aumentate. Da un lato la prima cosa che ci può venire in mente è il campo della paleogenomica, no? C'è un premio Nobel che è appena stato nominato per questo tema. Non a caso lo abbiamo qui ospite stasera, c'è un filo conduttore che governa tutta questa serata. Esatto, e non a caso è qui con noi proprio questa sera. Ma al di là della paleogenomica, che insomma riempie le pagine dei giornali, potremmo dire, no? da 20 anni a questa parte, le potenzialità dello studio dei nostri antenati è aumentato anche su temi e metodologie e aspetti proprio strettamente tecnici, che hanno a che fare con semplicemente la morfologia, perché poi alla fine noi abbiamo a che fare con ossa, denti, più o meno frammentari, più o meno dispersi nello spazio e nel tempo,
che vanno studiati, al di là della possibilità che da qualcuno di essi possiamo estrarre anche del DNA, e questa è una grande fortuna, una grande risorsa, ma poi la maggior parte di questi reperti non ci fornisce questo dato genetico, ma ci fornisce un dato morfologico. E allora il fatto che da una ventina, trentina d'anni a questa parte noi siamo in grado di estrarre informazioni tantissime, con nuove tecniche, dai reperti fossili è importante. Tra queste, insomma, ovviamente prima su tutte c'è la cosiddetta digital imaging, come si può chiamare in un unico termine quel campo che ci consente di acquisire informazioni digitali sulle forme biologiche. La tomografia computerizzata, il laser scan, la fotogrammetria, sono tutte tecniche che ci consentono di infilare quasi dentro i nostri computer le informazioni morfologiche di cui abbiamo un bisogno incredibile. E poi tutto questo può essere oggi analizzato sempre grazie all'uso delle tecnologie computerizzate, con tecniche che 30 anni fa neanche esistevano. È un campo che adesso rimane difficile un po' raccontare adesso in due parole, ma insomma si tratta di morfometria geometrica, che detto in due parole è quella scienza che dà dei numeri alle forme, cioè riesce a quantificare e quindi a rendere comparabili davvero oggetti tridimensionali come possono essere appunto i nostri crani fossili, i nostri denti fossili, i nostri femori fossili e così via. Grazie. Per la rilevanza internazionale dell'attività di ricerca sui Neanderthal, unita alla divulgazione scientifica su prestigiose testate giornalistiche, numerosi volumi, conferenze e interventi multimediali. Al professor Giorgio Manzi, con grande onore. Prego, questa è lei.